vediamo oggi il DJI Osmo e procediamo con la prima accensione e le prime impressioni su questo prodotto. Iniziamo subito con togliere il tappo dell'ottica, inserire la scheda microSD nell'apposito slot, procedere con il fissaggio del telefono tramite comoda rotazione. Vi consiglio di appoggiarvi su una superficie, almeno per le prime volte. È sufficiente inserire il telefono, in questo caso spingerlo, fin tanto che non rimane bloccato in questa posizione. Dopodiché si può procedere all'inserimento della batteria. C'è un comodo tasto di bloccaggio nel vano batteria, si inserisce. Dritta. Dopodiché l'accensione è veramente molto rapida. Ok. Dopo sarà sufficiente scaricare l'applicazione DJI Go che trovate nell'App Store e nel Play Store di Google. Sarà necessario connettersi alla Wi-Fi che viene generata da Osmo, che si chiama Osmo e un numero. La password di default scritto nel manuale è 1234 1234, e è importante notare come i primi esemplari che ci sono arrivati l'applicazione ci ha avvertito che sia necessario un aggiornamento firmware. È semplice, basta scaricarlo sul telefono o sul computer nella scheda microSD e l'Osmo procederà immediatamente all'aggiornamento del firmware. È una procedura che richiede circa 5 minuti e è meglio appoggiarlo su una superficie piana in maniera tale che non ci siano disturbi e interferenze da parte del gimbal che si effettua dei movimenti. L'applicazione è molto pulita e permette di vedere la vista in diretta dell'Osmo e permette di impostare tutti i parametri principali nonché il tasto di registrazione. Permette di scattare foto premendo il tasto foto, oppure sulla parte frontale esiste un trigger che permette di centrare la camera oppure passare alla modalità selfie. Ok. È possibile lavorare in modalità completamente automatica oppure in modalità manuale. Nella modalità manuale è possibile impostare gli ISO da 100 fino a 1600, lo shutter impostabile fino a 1/8 millesimo, quindi grande spazio alla personalizzazione. E c'è la possibilità di rivedere le clip eventualmente preregistrate qualora la prima volta ci mette un pochino a partire il play. Ecco qua, vedete le clip registrate e eventualmente permette di fare una selezione e cancellarle eventualmente qualora vogliate liberare lo spazio sulla scheda interna. È possibile passare dalla modalità 4K, full, 4K DCI, Ultra HD o Full HD. In Full HD è possibile avere anche una modalità slow motion a 120 fotogrammi. C'è la possibilità di fare il bianco, bilanciamento del bianco. C'è la possibilità di fare alcune impostazioni sul gimbal, sulla efficacia del gimbal. E variare alcuni parametri della camera, quindi la risoluzione, che in questo caso è impostata in Full HD, ma possiamo mettere ad esempio Ultra HD, la modalità di registrazione MOV o MP4 che siate su Mac o su PC per vostra comodità, 4/3 o 16 noni, le foto possono essere salvate in modalità RAW, JPEG o tutte e due contemporaneamente e c'è la possibilità di avere una griglia in sovrimpressione e l'istogramma inserito.
e il playback che può essere mandato in modalità continua oppure meno. Vedete che ci sono le griglie in sovraimpressione. L'istogramma è possibile spostarlo in qualunque posizione possa venire più comodo e tramite il comodo joystick è possibile spostare la telecamera in maniera manuale o premendo due volte ricentrarla automaticamente. Lo stabilizzatore è molto efficace, come potete vedere, e c'è anche una modalità verticale. Bisogna prima centrare la camera tramite un doppio clic sul trigger e poi girare per fare delle riprese video in modalità verticale qualora, ad esempio, passerei di moda o qualcosa di simile dove vogliate seguire le modelle. Come vedete, il passaggio da una modalità all'altra è molto veloce.